Sappiamo oggi che l'uomo di Neanderthal, l'antenato più vicino all'Homo sapiens, si è estinto ben 40.000 anni fa. Eppure, negli anni 60 del secolo scorso, un piccolo impresario teatrale del Minnesota sostenne di avere abbattuto a fucilate un uomo di Neanderthal e di averlo poi messo sotto ghiaccio per esporlo al pubblico. Due celebri esperti di creature misteriose la definirono una scoperta rivoluzionaria. Ma era davvero così? E quanto cercheremo di scoprire oggi a Strane Storie? Ben trovati naviganti, io sono Massimo Polidoro e questa è Strane Storie, dove ogni venerdì ci ritroviamo per indagare storie ai confini della realtà. Per chi è nuovo di queste parti, segnalo che se vi piacciono queste storie e non volete perdervi le prossime, potete iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina per non perdere gli episodi in arrivo. Chi poi vuole seguirmi anche altrove, alla fine di questo video vi dirò come fare. E ora cominciamo! Un uomo di Neanderthal sotto ghiaccio. E quanto prometteva di mostrare nel maggio 1967 l'impresario Frank D. Hansen, a chi era abbastanza curioso da pagare un quarto di dollaro ed entrare nella roulotte con cui all'epoca egli presenziava tutte le fiere agricole degli Stati Uniti. All'interno dell'abitacolo i curiosi potevano osservare un misterioso corpo peloso imprigionato dentro un blocco di ghiaccio e conservato all'interno di una vasca frigorifera. Hansen raccontava ai visitatori che il corpo era stato ritrovato all'interno di un grandissimo blocco di ghiaccio di circa 27 quintali che andava alla deriva nello stretto di Bering. Ben presto le voci sull'esistenza di questa strana creatura giunsero alle orecchie di Ivan T. Sanderson, un noto studioso di creature misteriose, e del suo collega, lo zoologo belga Bernard Heuvelmans. I due ottennero un invito alla fattoria di Hansen a Winona, nel Minnesota, e furono fatti accomodare all'interno della roulotte, dove per un paio di giorni la creatura rimase a loro completa disposizione. Potevano osservare, analizzare e studiare lo strano essere in ogni modo che avessero voluto, ma a una condizione: non potevano assolutamente aprire il coperchio e nemmeno naturalmente potevano sciogliere o perforare il ghiaccio per evitare che la creatura si decomponesse. Gentlemen, here is the exhibit. Hansen spiegò poi ai due studiosi che il vero proprietario dell'essere non era lui, ma un milionario californiano che gliel'aveva affittato per qualche tempo. Poiché Hansen non aveva nemmeno permesso agli studiosi di portare il blocco di ghiaccio all'esterno, i due furono costretti a muoversi e a studiare la creatura inglobata nel ghiaccio, parzialmente opaco e nascosto da incrostazioni, muovendosi nello spazio angusto e male illuminato del caravan. Sanderson dovette addirittura coricarsi sul coperchio di vetro della bara, faccia a faccia con il mostro, per poterne disegnare un ritratto. Che aspetto aveva dunque la misteriosa creatura? Era coricata in una posizione innaturale, con una mano sopra la testa e una sul ventre, come se si fosse voluta proteggere al momento della morte. Heuvelmans notò la sua estrema pelosità, l'apparente collo corto e un petto più sviluppato rispetto a quello di un uomo moderno. Le braccia erano estremamente lunghe, arrivavano fino alle ginocchia. Mani e piedi erano di dimensioni sproporzionate e le dita dei piedi avevano tutte la medesima lunghezza. Per lo zoologo non poteva trattarsi di una creatura artificiale, perché
da quanto si riusciva a intravedere, sembrava parzialmente decomposta. Escludeva anche che si trattasse di un essere composito, cioè ottenuto mettendo insieme arti di animali già esistenti, perché la faccia non trovava nessuna corrispondenza in natura e non esistevano creature che avevano mani e piedi simili. Infine, quell'essere era troppo peloso per appartenere a una popolazione umana esistente, per esempio, come gli Ainu giapponesi, ed era anche da escludersi il caso di uno scherzo della natura o quello di un individuo affetto da ipertricosi, cioè una malattia genetica in cui i peli crescono eccessivamente, dato che in questo caso la villosità si sviluppava in modo diverso rispetto a quello che caratterizzava le persone affette da quel disturbo. Accanto alla testa, poi, sembrava essersi raccolta una pozza di sangue congelato e sulla parte destra del volto c'era un foro e mancava l'occhio. Hansen cambiò dunque la sua versione originale, quella secondo cui la creatura era stata trovata dentro un blocco di ghiaccio galleggiante, e spiegò che in realtà qualcuno gli aveva sparato. Il colpo doveva avere creato il foro di proiettile nella testa, fatto schizzare via l'occhio e fracassato la parte posteriore del cranio. E lui lo aveva trovato già morto e congelato. Al termine dei 2 giorni, Heuvelmans e Sanderson si dissero completamente soddisfatti e dichiararono di essere convinti della genuinità della creatura. Non si trattava però di un uomo di Neanderthal, come era stato creduto all'inizio, bensì di uno strano ominide non ancora identificato. There was no doubt that we were looking at some sort of man. Not Homo sapiens, but some sort of strangely hairy man. From seeing it, there is no question that the Iceman could be a hoax, a faked dummy, rubber dummy. We examined this creature for 3 days very carefully, and we were very suspicious, I can tell you, at the start. But after a while that was quite ruled out. Il mistero si infittì quando, poco tempo dopo, Hansen cercò di interessare alla sua creatura lo Smithsonian Institute, la prestigiosa istituzione scientifica di Washington. Ma gli studiosi, ovviamente, gli domandarono di poter vedere ed esaminare la salma. Hansen tergiversò per un po', alla fine disse che purtroppo non era possibile perché il suo misterioso proprietario l'aveva voluto indietro. Tuttavia, egli prometteva che la creatura che avrebbe presto esibito di nuovo nelle fiere di paese sarebbe stata per molti aspetti simile all'originale. In altre parole, Hansen offriva agli studiosi una copia. Il problema, ovviamente, era che nessuno aveva mai potuto accertare realmente se l'originale era autentico oppure no. Lo Smithsonian decise saggiamente di tenersi alla larga dalla vicenda, ma i suoi responsabili informarono J. Edgar Hoover, l'allora temutissimo capo dell'FBI, perché fosse condotta un'indagine sul misterioso corpo, visto che si diceva fosse stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco. L'FBI però, non rivenendo violazioni delle leggi federali, non si mosse, ma Hansen approfittò anche di questa svolta imprevista per pubblicizzare la sua creatura come il similuomo investigato dall'FBI. Nel frattempo la storia della creatura era di nuovo cambiata. Ora Hansen sosteneva che era stato proprio lui a ucciderla, quando durante una battuta di caccia se l'era trovata improvvisamente davanti. Spaventato le aveva sparato e questa era rimasta nel bosco per 2 mesi coperta dalla neve, finché lui non era tornato a prenderla per conservarla nel freezer di casa. Lì l'avrebbe tenuta per 7 anni prima di decidersi a esibirla nella sua roulotte come fenomeno da baraccone. Ma le sorprese non erano ancora finite. Nell'aprile del 69 Hansen si preparava a esporre di nuovo la creatura nel parcheggio di un centro commerciale di St. Paul nel Minnesota. Per attirare l'attenzione locale sull'evento, tenne nel suo ranch una conferenza stampa in cui dichiarò che il mostro era
frutto della creazione dell'uomo. Un'illusione. Da St. Paul la creatura fu portata a Grand Rapids nel Michigan, dove fu fotografata e filmata dagli operatori di Time Life. Le immagini ottenute mostravano le nette differenze esistenti tra questa creatura e quella disegnata da Sanderson e da Heuvelmans. Che cosa aveva spinto Hansen a cambiare nuovamente versione? Molto probabilmente il lavoro investigativo condotto da John Napier, un biologo e studioso di primati dell'Università di Londra. Napier, infatti, era riuscito a localizzare una ditta di effetti speciali di Hollywood che affermava di avere realizzato su commissione la creatura nel 1967. Il titolare, Howard Ball, spiegò che il loro compito era stato quello di realizzare un ominide in gomma che somigliasse a un possibile uomo di Cro-Magnon e che avesse il cranio rotto e un occhio distrutto. Per John Napier, Hansen altri non sarebbe quindi che un astuto uomo di spettacolo, nella tradizione di Barnum, che era diventato ricco sfruttando l'idea secondo cui ogni minuto nasce un credulone. Secondo me, spiegava Napier, Hansen concepì l'idea di un baraccone con un mostro preistorico e scelse di metterlo sotto ghiaccio per due motivi. Sia perché ciò avrebbe reso la visione più drammatica, ma anche perché con la sua opacità il ghiaccio avrebbe impedito un esame troppo dettagliato della creatura. Si fece quindi costruire una creatura in gomma e comprò una roulotte e naturalmente una bara frigorifera dentro cui trasportarla in giro per il paese. I primi incassi però furono scarsi e non gli permettevano ancora di rientrare delle spese sostenute. E così decise di inventarsi qualcosa per pubblicizzare la sua creatura e contattò Sanderson, di cui conosceva la passione per le creature misteriose. Gli andò meglio del previsto, dato che si presentò da lui anche Heuvelmans. I due si trovarono di fronte a un modello fatto molto bene. Dal punto di vista psicologico, chiunque avesse passato la propria vita a dare la caccia ad animali e creature sconosciute, come avevano fatto questi due ricercatori, non poteva non restare impressionato da ciò che si vedeva. Hansen, però, dovette rimanere molto colpito dall'enorme pubblicità che la sua creatura ricevette nei mesi che seguirono. Era successo l'impensabile. La scienza stava prendendo sul serio il suo uomo nel ghiaccio. Era necessario muoversi con i piedi di piombo, continua Napier, e quando lo Smithsonian si interessò al caso, Hansen decise che era meglio far sparire la creatura e sostituirla con una replica. Ciò avrebbe alimentato il mistero, lo avrebbe sottratto dal rischio di prendersi una denuncia per frode e gli avrebbe comunque permesso di continuare a incassare gli introiti dai suoi giri promozionali. Probabilmente non fu nemmeno necessario farsi costruire un nuovo modello, molto più facile scongelare quello esistente, modificare leggermente la posizione perché si capisse che non era proprio lo stesso e poi congelarlo di nuovo. A questo punto, anche se si fosse scoperto che l'uomo in quella botta di ghiaccio era fatto di gomma, Hansen poteva sempre ricordare che questa era solo una copia e che l'originale era tornato dal suo misterioso proprietario. Mi levo il cappello davanti a Frank Hansen, conclude Napier, perché ha mostrato un'eccezionale abilità nella professione che si è scelto. Non credo che abbia mai detto una singola bugia, si è semplicemente limitato ad aggirare ogni domanda. Si trovava sempre un passo avanti a tutti e, se esistesse un premio Barnum, lo aggiudicherei a Frank D. Hansen. Non affermò mai nulla relativamente a questo oggetto, se non che si trattava di un mistero, il che effettivamente era ed è ancora valido. No, there is absolutely no doubt for me that I have been examining a Neanderthal man, a surviving Neanderthal man. Hansen continuò a esibire la sua creatura fino all'inizio degli anni 80 del secolo scorso, quando la mise da parte e decise di investire e dedicarsi a tutt'altro. Nel 95 Ian Simmons, un giornalista del periodico inglese Fortune Times, riuscì a rintracciare Hansen, che viveva in un bungalow nelle praterie di Rolling Stone, nel Minnesota ancora. Il vecchio impresario raccontò per intero la storia dell'uomo nel ghiaccio
E la cosa ormai non ci sorprende più, la sua versione della storia era cambiata un'altra volta. Adesso egli non affermava più di essere stato lui ad abbattere la creatura, ma ripeteva ancora la storia del milionario di Hollywood e la arricchiva di particolari sempre più coloriti e improbabili. Spiegò che ora lui girava per le fiere agricole esponendo quello che definiva il più antico trattore John Deere del mondo, un modello costruito nel 1918 molto apprezzato dagli esperti di trattori che, tuttavia, hanno imparato a prendere con le molle alcune delle affermazioni più estreme di Hansen. Cambia il baraccone, si potrebbe dire, ma l'imbonitore resta lo stesso. Prima di lasciarlo, Simmons gli fece la domanda diretta che tutti avrebbero voluto fargli qualche anno prima. Ma insomma, l'originale uomo nel ghiaccio era autentico? Lo sa, rispose lui confermando la sua genialità. Non l'ho mai scoperto, ma sapevo che qualunque cosa fosse, rappresentava la più grande attrazione da baraccone possibile e ciò mi bastava. Non volevo fare domande, il solo saperlo mi avrebbe potuto mettere in un sacco di guai. Ma l'originale esiste ancora? Insiste Simmons. Oh, certo, il proprietario ce l'ha ancora sotto ghiaccio da qualche parte in California. Io sono Massimo Polidoro, vi ringrazio per essere stati con me e vi invito a iscrivervi al mio canale. Vi segnalo che se volete seguire più da vicino il mio lavoro potete farlo attraverso le stories che pubblico su Instagram, oppure potete ritrovarvi alla Locanda dei Naviganti, il mio gruppo Facebook a cui potete aderire, oppure ancora ricevendo l'avviso ai Naviganti, la mia newsletter settimanale con cui condivido anteprime e anticipazioni sul mio lavoro. Noi comunque ci ritroviamo qui venerdì prossimo con altre nuove, misteriose, strane storie. Se volete approfondire l'argomento di oggi potete farlo anche con i libri, gli articoli e i video che trovate segnalati qui sotto nella descrizione di questo video. Ditemi che cosa ne pensate, lasciatemi un commento, una domanda se volete e segnalatemi altre strane storie che vi piacerebbe affrontarsi. Cercherò di accontentarvi. A presto. L'ho sentita parlare di ghiaccio. Sì. Beh, se vuole saperlo, io faccio molta fatica a rompere il ghiaccio con le ragazze. Beh, se può consolarla a rompere le scatole, ci riesce benissimo. Buona questa! E comunque, a proposito di fenomeni da baraccone, io ero molto amico con la donna cannone, lo sa? Buon per lei! Ma sa com'è morta? Le è venuto un colpo.